fermare l'antimateria non può passare. Siamo gli Atomicron, uniti contro il male. Avanti Atomicron, nel cielo interstellare. La forza Atomicron, che scorre nelle vene, nell'universo trionferà il bene. Siamo gli Atomicron, uniti contro il male. Avanti Atomicron, nel cielo interstellare. La forza Atomicron, che scorre nelle vene, nell'universo trionferà il bene. Il pianeta disperso. Sì, ci sono. Sai, Cube, credo di aver capito. Meno male, maestro. Mi domando come ho fatto a non accorgermene. Avrei dovuto capirlo subito. In poche parole, il frammento rinvenuto su Arsenicus sarebbe di antimateria. Questa è davvero sorprendente. Il nostro nemico ha finalmente un nome, antimateria. Maestro Electron, conta pure su di me. E voi generali non penserete davvero di lasciarmi solo? Io ci sono. Anche io. Presente. Anche io. Ci sono anch'io. Un momento, Hydrostar. Se pensavi di liberarti di me, hai sbagliato. Sarò anch'io nell'alleanza Atomicro. Uniti fino alla fine. Aeron, come vanno le cose? Generale Fixion, qui su Uranium è tutto tranquillo. E lì? Problemi durante la ricognizione extraorbitale? Nessuno, tutto calmo, anche troppo. Aeron, cos'è stato? Non lo so, generale. Qui trema tutto, sembra il terremoto. Maledizione, la comunicazione è saltata! È impossibile ristabilire il contatto con Uranium. Meglio andare a vedere di persona cosa succede. Velocità Mega Power! Per tutte le galassie! Com'è possibile? Uranium è scomparso! Devo chiedere aiuto! Non ti illudere, Sub-Zero! Non è detto che il mio ritorno nella Lega Atomicron sia definitivo. Metti da parte l'orgoglio, Toxin. Star fuori dalla Lega Atomicron in questo momento significa mettere in pericolo il tuo popolo e il tuo pianeta. Ricorda che l'unione fa la forza. Dimentica la ruggine che c'è fra te e Hydrostar. La smetti di parlare? Vorrei concentrarmi, se non ti dispiace. Generale Toxin! Il generale Fixion chiede il permesso di atterrare con urgenza! Mai un attimo di relax. Andiamo, deve essere successo qualcosa. Grazie per avermi concesso di atterrare, Toxin. Anche se qualcuno mi considera la pecora nera della Lega Atomica, non so cosa è giusto fare. Avanti, sputa il rospo. Il mio pianeta Atomo, Uranium, è scomparso dalla sua orbita. Sono solo, senza più un esercito, senza una flotta. Non sei solo. Tutte le risorse della Lega Atomicron sono a tua disposizione. Speriamo di capirci qualcosa in questa strana faccenda. Il radar magnetronico è pronto? Sì, signore! Scandagliate lo spazio! Niente, nessuna traccia! È assurdo! Che fine ha fatto il pianeta Uranium? Il pianeta Atomo Uranium è di fondamentale importanza per gli Atomicron. La sua scomparsa li getterà nel panico e noi sapremo approfittarne. Gloria e potere al Supremo Galacticor! Generale, abbiamo trovato qualcosa!
Mandatelo sugli schermi. Sembra sia esplosa una stella che ha fatto nascere un buco nero. Ma certo! Ora ho capito! L'esplosione ha spinto Uranium fuori dalla sua orbita e ora la forza che trascina tutto nel buco nero sta tirando dentro anche Uranium! Quella stella non è esplosa da sola. C'è la mano dell'antimateria dietro. Dobbiamo intervenire subito. Non perdiamo la calma. Avvicinarsi a Uranium senza un piano significa rischiare di essere risucchiati nel buco nero. Ormai siamo lontani dalla nostra orbita. Viaggiamo verso chissà dove. Cerchiamo di tenere alto il morale dei nostri soldati. Hanno capito che sta accadendo qualcosa. Hanno paura di sparire come Hydrogenum. Dobbiamo avere fiducia nel nostro generale. Troverà una soluzione. Allora siamo d'accordo. Io e Fixion con i Superjet ci avvicineremo a Uranium. E voi dalle vostre astronavi vi terrete pronti a intervenire. Sì, non possiamo sapere se dopo Uranium l'antimateria ha intenzione di attaccare un altro pianeta atomo. Prepariamo la difesa! Fixion, ben arrivato. Sei pronto? Mai stato più pronto! Allora facciamo un giro intorno a Uranium e proviamo a rallentare il flusso del buco nero. Non riesco a tenere il Superjet! La forza di attrazione del buco nero è fortissima! Nemmeno la velocità supersonica funziona! Hydrostar, ho un'idea! Spero sia buona, siamo messi abbastanza male! Lascia fare a me! Adesso! Raggi di ultrapotenza! Sì! Bene, Fixion, grande idea! Ora ce ne serve un'altra per fermare quel buco nero! La Lega Atomicron sta cercando di intervenire, potente Galacticor! Attaccate Uranium via terra e via aria! Dobbiamo tenerli impegnati fino a quando il pianeta non sparirà nel buco nero! Ai vostri ordini, Supremo! Maestro Electron, qualche idea su come fermare questo buco nero? No, nessuna, non ancora! Ma c'è qualcosa che ho appena scoperto! Neos, il centro dell'universo, non è andato in blackout per colpa dei nostri nemici come pensavamo. La verità è che il suo potere sta iniziando a scomparire, misteriosamente. Oggi, misteri, non si sa mai come può andare a finire. Questo che significa, maestro? Significa che l'equilibrio che abbiamo conosciuto fino ad oggi è saltato. E l'antimateria ne sta approfittando per metterci sotto scacco. Ora che non c'è più Neos a impedirglielo, gli eserciti dell'antimateria hanno dato inizio alla loro marcia per la conquista dell'universo. E non si fermeranno. Hydrostar, vedi quello che vedo io? Stanno attaccando Uranium. Devo dare aiuto ai miei uomini, sia quel che sia. Ok, Fixion, pensa ai tuoi uomini. Io credo di avere un'idea su come fermare quel buco nero. Non fallire, Hydrostar. A questo punto sei la nostra ultima speranza. Ma che fa, Hydrostar? È matto? No, so quello che cerca. Una stella da colpire. Aiutiamolo a trovarla. Generale, sei tornato! Avevi dubbi? No, mai! Togliamoci da qui!
Guardate, c'è il generale Fischer! Sì! Ti mando le coordinate della stella più vicina, Hydrostar. Colpendola, nascerà un buco nero che risucchierà quello esistente. Bene, auguratemi buona fortuna. E se tutto andasse male? Se andasse male, il nuovo buco nero risucchierà non solo il buco nero esistente, ma anche Hydrostar, Uranium e chissà che altro. Giusto per chiarire, maestro, con chissà che altro non intendi me, te, vero? Ora, raggi ultradetonanti! Si ritirano! Comunicate a Hydrostar che abbiamo vinto! Generale, forse c'è un problema. Sì! Il piano ha funzionato. La stella colpita da Hydrostar ha fatto nascere un nuovo buco nero che ha risucchiato il primo. Ora Uranium si è fermato e le comunicazioni sono ristabilite, ma... Maestro Electron, Hydrostar non risponde più! Sentite, maestro. Ma che succede? Maestro, Hydrostar è... Continua a provare, Fixion! Continua a provare! Atomicron, siamo gli Atomicron, uniti contro il male, avanti Atomicron, nel cielo interstellare, vinciamo Atomicron, niente ci può fermare, l'antimatteria.